Benvenuti a Reggio Calabria, benvenuti al viaggio della Costituzione. Viaggio che a me piace definire reale, nel senso che una copia appunto anastatica del nostro dettato costituzionale sarà portata in 12 città italiane. 12 articoli, 12 città, forse è la Costituzione ancora oggi quel minimo comune denominatore che davvero può tenere insieme questo paese. Il Reggio Calabria ha avuto l'onore di riflettere sull'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 esprime egregiamente lo spirito della Costituzione e gli orientamenti di coloro che l'hanno elaborata. L'articolo 3 diventa ancora più incisivo e più grande, perché se ci riflettiamo meglio, è un articolo che guarda non a chi facilmente può acquisire diritti e può vivere di diritti, ma l'articolo 3 è fatto ed è concepito, a mio avviso, soprattutto per le classi deboli. Pensiamo anche un po' di esserci meritato proprio questo articolo. Per tutto il percorso che questa amministrazione, da 3 anni a questa parte, sta portando avanti sul tema dell'eguaglianza. Invitiamo tutte le persone a visitare, tutti i nostri concittadini, tutti i turisti, tutti coloro che in questi giorni passeranno dalla nostra città, a recarsi presso Palazzo Alvaro a visitare questa mostra. E concluderei con la lettura di uno stralcio del diario di Angela Minella, detta Lola, una delle 21 madri della Repubblica. Dopo tanti anni di sofferenze e lotte, da oggi uomini e donne hanno gli stessi diritti. Una cosa che fino a qualche anno fa non si poteva immaginare. Spero anch'io di avere una bambina e con queste leggi sono sicura che vivrà in un mondo migliore. Okay.